Viva! Ogni nuovo! Buona! Opa! Quando abbiamo i microfoni nella pendenza giusta, ditemelo che io, senza fretta. Allora, grazie a tutti. Innanzitutto parto dalla più stretta attualità, da una delle operazioni che hanno contraddistinto questi 9 mesi di governo e parlo della cattura e della riconsegna alle patrie galere di Battisti, che oggi a distanza di qualche decennio ha chiesto scusa. Ci aspettiamo e mi aspetto che chiedano scusa anche tutti quegli pseudo intellettuali di sinistra che hanno coperto e coccolato per anni questo assassino comunista. E quindi chiedere scusa fa sempre bene, meglio tardi che mai. E visto che c'è di mezzo la morte provata e la sofferenza di tante persone, ritengo che sarebbe opportuno avere anche altre scuse da parte di chi ha protetto e difeso questo squallido personaggio. Veniamo alle elezioni. Alla Basilicata, motivo di orgoglio, grande responsabilità, è una terra che cambia, fa una scelta di cambiamento dopo decenni di governi di sinistra, è una terra che merita molto dal punto di vista della sanità, delle infrastrutture, del sostegno al lavoro, sostegno all'agricoltura e quindi i 6 consiglieri regionali eletti della Lega, fra cui mi sembra l'unica donna, saranno da me chiamati A per congratulazioni, B per il buon lavoro, visto che le congratulazioni e i festeggiamenti durano in casa Lega 15 minuti e poi si deve cominciare a lavorare, così come stanno facendo i consiglieri in Abruzzo, i consiglieri in Sardegna. Mi sono stampato alcuni numeri, non tutti per carità, della differenza fra il dato dell'anno scorso e il dato di quest'anno, dopo questi mesi di esperienza della Lega al governo. In Basilicata la Lega passa dal 6,2 al 19 e rotti, quindi triplica abbondantemente i voti. In Sardegna, che è la penultima votazione, Lega e PSDAZ l'anno scorso presero il 10,70, quest'anno Lega più PSDAZ arrivano al 22, quindi è un raddoppio. In Abruzzo la Lega prese il 13,9, questa volta ha preso il 27,5, è sostanzialmente un raddoppio. Gli altri dati riguardano il Friuli Venezia Giulia, dove la Lega è passata dal 25 delle politiche al 35 delle regionali, e il Trentino Alto Adige, dove siamo passati dal 19 delle politiche al 27 delle provinciali, che lì hanno anche valenza regionale. Quindi il dato è di estrema soddisfazione, perché in un momento di difficoltà economica e dopo ormai 9 mesi di governo, evidentemente quello alla Lega non è un voto di pancia, non è un voto di rabbia, ma è un voto di speranza.
È un voto di futuro, è un voto di prospettiva, è un voto che rimette al centro gli uomini, la famiglia, il lavoro. Oggi leggevo che l'insostituibilità della famiglia fondata sull'unione dell'uomo e della donna che mettono al mondo dei figli è stata ribadita da Papa Francesco. Bene, io sabato sarò al Congresso Mondiale delle Famiglie, ribadisco, non per togliere diritti o dignità a nessuno, ma per ribadire né più né meno, parola per parola, quella che ha ribadito il Santo Padre oggi. E quindi spero che finiscano polemiche che non hanno senso di esistere. A livello di equilibri di governo non cambia nulla, l'ho detto dopo tutte queste elezioni, lo dico dopo la Basilicata. È chiaro che è una soddisfazione per la Lega e per il buon governo del centrodestra, che ormai ha ribaltato gli equilibri con la sinistra a livello regionale, però gli unici veri sconfitti sono gli amici del PD, che però vedo che dopo ogni sconfitta festeggiano, e quindi ribadisco che mi auguro festeggino anche in Piemonte, festeggino in Emilia-Romagna, festeggino in Calabria, in Toscana, nelle Marche, in Umbria, e auguro al PD una lunga serie di onorevoli sconfitte con conseguenti festeggiamenti. Per intanto noi come Lega abbiamo una responsabilità di governo, anche laddove non ci siamo mai stati, in Basilicata non ci eravamo neanche presentati alle ultime regionali, non abbiamo mai avuto neanche mezzo consigliere, partiamo da 6, siamo il primo gruppo in Consiglio regionale di Basilicata, vedremo di meritarci questa fiducia. È un bellissimo lunedì, niente nessuno mi potrà guastare l'umore, e quindi se ci sono domande rispondo col sorriso e a cuore aperto. Prego, se mi dite anche la testata. Prego. No, se lei dice che io potrei aver convenienza partitica e personale a far saltare il governo, andare all'incasso, magari qualche giornalista e qualche analista lo può pensare, io no. Non ho incassi personali, politici o partitici all'orizzonte. Il mio orizzonte dura 4 anni e 3 mesi e quindi non ci sono sondaggi o lusinghe o problemi in vista che mi possano far cambiare idea. So benissimo che c'è una congiuntura economica internazionale complicata, conto sul fatto che col voto del 26 maggio cambino gli equilibri prima nel Parlamento e poi nella Commissione europea, e quindi alcuni vincoli assurdi che stanno strangolando le economie europee verranno giustamente, meritoriamente rivisti e corretti. E quindi non ho paura dei prossimi provvedimenti economici, non ambisco a fare nulla di diverso da quello che sto facendo e mi trovo bene con la squadra con cui sto lavorando. Quindi, il risultato dei 5 Stelle? Gli sconfitti stanno a sinistra, perché era la sinistra che governava da decenni quella regione. 5 Stelle non hanno mai avuto tradizioni di governo a livello locale, comunale, provinciale o regionale, e comunque hanno avuto un buon risultato, perché rispetto alle regionali ultime hanno avuto un buon risultato. Poi non commento i dati di casa altrui, ripeto, se fossi Luigi Di Maio non mi preoccuperei, perché un conto è il dato politico, un conto sono i sondaggi che lasciano il tempo che trovano, un conto è il dato regionale. Quindi per quello che mi riguarda si va avanti tranquillamente così. Ministro, buongiorno. Ma va? Dal palco di Piazza Treviso, forse parlo di autonomia e in proprio indietro
c'è dunque una carenza oppure c'è qualcosa che conferma o in qualche modo supera questa affermazione di Zaia oppure no? No, io Zaia l'ho visto e l'ho sentito ieri e oggi come Attilio Fontana. C'è la voglia di fare bene e fare in fretta. È naturale, è un processo storico, è qualcosa per cui ci sono milioni di persone, ormai non più solo al Nord, ma in tutta Italia, che premono responsabilità, autonomia, trasparenza, efficienza. E quindi è chiaro che il primo mattone lo si deve mettere il più velocemente possibile. Quella che potrebbe essere vista come una complicazione, per me è un valore aggiunto, ci sono altre 7 regioni che stanno chiedendo la stessa facoltà. Quindi è chiaro che se aumentano i passeggeri a bordo del treno bisogna gestire bene ogni singola competenza, però sono d'accordo con Luca che bisogna fare in fretta e bisogna fare però bene. Siccome è un passaggio epocale che durerà per i prossimi decenni, le cose bisogna studiarle bene e scriverle bene. Il primo passo poi è l'inizio di un percorso, come per la legge Fornero, come per la flat tax, l'inizio del percorso penso proprio che ci sarà prima delle europee. E poi è un percorso, è un capitolo che apri e poi ne devi scrivere tanti altri. Però ieri ero a Treviso, ho trovato una marea di gente motivata, positiva, propositiva, c'erano i risparmiatori truffati delle banche che stanno esercitando una pazienza che io ammiro e rispetto, ma che non può essere eterna, e quindi mi sono permesso oggi di stimolare il Ministero dell'Economia perché partorisca questi decreti che permetteranno di mettere i soldi nelle tasche dei cittadini, però ho trovato un bellissimo clima in Basilicata come a Treviso. Io? C'era lui. No, no, ribadisco che entro fine mese, oggi cos'è il 25? Entro fine mese chiuderemo tutte le partite per i candidati sindaci, i candidati governatori. Ci sentiremo, se non ci vedremo perché magari non ci si riuscirà a vedere, ci sentiamo. Si può dibattere di tutto, per carità di Dio, figurati se io blocco la libertà di discussione del Parlamento, quindi non penso sia un'emergenza sentita da molti in Italia, però il Parlamento è sovrano, può dibattere di quello che vuole. Il sindaco di Milano potrebbe dibattere del costo del biglietto del tram, dell'autobus e della metropolitana, che penso sia di più stringente attualità e interesse, però se c'è anche interesse a fare dibattiti filosofici, io faccio il ministro, il Parlamento discuta di quello che vuole. Sicuramente di Jussol in Consiglio dei Ministri non se ne parlerà. Ministro Alessandro Di Sabato di Vigliene. Prego. Stamattina le metti una cosa che mi ha assolutamente commosso, mi ha detto che Rami era come se fosse suo figlio. Allora, due sono, no, vede lei, due sono le possibilità. Dimmi. Non mi permetterei mai, è una trasmissione come le Iene, non mi permetterei mai. Sì. Rami sarebbe suo figlio putativo, chi più putativo del ministro di interni dovrebbe avere la cittadinanza italiana? Ripeto che stiamo facendo, partendo dall'assunto che ho enorme rispetto per quello che hanno fatto sti ragazzini, perché non è comune, non è normale, e per quello che hanno fatto i carabinieri in conseguenza dell'azione dei ragazzini, stiamo facendo quello che un ministro e un ministero devono fare. Sarebbe per me molto più comodo dire oggi fatto, cittadinanza a Rami data domani mattina. Vi ribadisco che stiamo facendo gli approfondimenti del caso, ovviamente non su un ragazzino di 13 anni su cui c'è poco da approfondire, su altro che riguarda la concessione di cittadinanza, non fatemi entrare nel merito. Se non ci saranno problemi che qualcuno ha prospettato, sarò la persona più felice del mondo. Meraviglioso. Ultima domanda.
Dimmi. E veramente vorrei che mi rispondessi con il cuore. Sì. Cosa pensa di un bambino che è nato in Italia, ma sì, non è italiano egiziano, e in Italia non si sente italiano perché è egiziano, e in Egitto non si sente egiziano? Io penso che queste siano menate degli adulti, perché ha fatto quello che ha fatto da egiziano, da italiano, da eschimese, da finlandese, da marziano, da brasiliano e da ecuadoregno. Gioca a pallone con gli altri bambini. Io ho dei figli che sono minorenni, che hanno in classe bimbi di tante nazionalità con cui vanno in gita, con cui vanno in mensa, con cui giocano a pallone, con cui giocano con le bambole, e non gliene può fregar di meno di qual è il documento che hanno in tasca. A 18 anni, da persone adulte e consapevoli, sceglieranno se diventare cittadini italiani o se mantenere la loro cittadinanza. Quindi io penso che a 13 anni un bimbo debba giocare, non lottare contro un dirottatore di autobus. Un bimbo gioca e gioca a prescindere dai documenti che ha in tasca. A 18 anni sceglierà se avere la patente, se diventare cittadino italiano. Va bene, allora, in questo caso eccezionale, come io personalmente ne ho firmate altre di cittadinanze settimana scorsa, per meriti eccezionali, extra legem, si può fare. Se non ci fossero dei problemi, che mi auguro non ci siano, che impedirebbero tutto questo, perché ovviamente se dai la cittadinanza a un bimbo di 13 anni, estendi lo stesso diritto a tutti coloro che sono intorno al bimbo di 13 anni. E quindi, senza entrare nel merito, stiamo facendo tutte le verifiche che ciò non comporti problemi a lui e a me. Qual è il suo microfono? Prego. Grazie, Ministro. Prego. Vai. Fatto salvo che non c'è nella mente mia, della Lega o del Governo, uscire dall'Europa, ma cambiare le regole di questa Europa per rimanerci dentro a testa alta, non mi do... Evidentemente, perché la realtà è più forte della propaganda. Tu puoi ammantarti in bandiere europee, metterle fuori dai balconi, regalarle, mandarle a reti unificate, ma se poi l'Europa diventa la direttiva Bolkestein, che mette a rischio 300.000 posti di lavoro, le normative sull'agricoltura e sulla pesca che mettono a rischio milioni di posti di lavoro, l'Europa è quella che ci ha imposto la legge Fornero, è quella che ci dice che non si possono ridurre le tasse, è quella che vorrebbe che mettessimo una patrimoniale sulla casa o sul risparmio, capite che è quella che sull'immigrazione non ha fatto nulla. Perché io ricordo che il Presidente Conte meritoriamente fin da giugno scorso ha chiesto di rivedere le regole di UNESCO di Sofia, niente, le regole di Dublino, niente, la distribuzione interna, niente. Quindi è chiaro che gli italiani, se continui a prenderli a schiaffoni, dopo un po' dicono: ma io perché dovrei pagare come contribuente netto per essere preso a schiaffoni? E quindi il mio massimo della soddisfazione sarà che a salvare l'Europa, una nuova Europa, sarà la Lega, euroscettica, eurocritica, populista, sovranista, nazista, fascista, razzista, xenofoba, omofoba, eccetera, eccetera, eccetera. Saremo noi a rimettere sangue buono nelle arterie dell'Europa. Oggi ho fissato per la prima settimana di aprile, non ricordatemi il giorno, la prima conferenza pubblica di quello che è la nostra idea di Europa per i prossimi 40 anni, con alcuni degli alleati con cui siederemo a Bruxelles da giugno prossimo. E come gestire due grandi paesi come Cina e la Russia? Noi andremo d'amore d'accordo con tutti. Grazie.
Cina, Russia, Stati Uniti, Brasile, Israele, Polonia. Faremo l'amore e non faremo la guerra. Secondo me si è trovato un equilibrio, il memorandum è una cornice di un accordo economico, commerciale, imprenditoriale che parla di export a vantaggio di aziende italiane e che controlla, avendone rivisti alcuni contenuti, penso ai porti, gli investimenti cinesi in Italia, dal punto di vista della sicurezza interna ed esterna, dal Ministro dell'Interno ho fatto, faccio e farò tutte le valutazioni per non mettere a rischio la sicurezza nazionale, Golden Power compresa, per quanto riguarda le telecomunicazioni, per quanto riguarda l'energia, per quanto riguarda i dati sensibili. Quindi quello che è stato firmato, secondo me, è un buon punto di accordo. L'importante è che nessuno ci legga cambi di alleanze, cambi di rotte, cambi di strategia a livello internazionale, perché io ho ben chiaro dov'è il nostro presente e il nostro futuro. Sono contento perché almeno fino alla settimana scorsa ero il soggetto più pericoloso, visto che osava andare a Mosca ogni tre o quattro mesi per ribadire la vicinanza culturale, economica e commerciale fra i due paesi. Adesso c'è qualcuno più pericoloso di me, quindi scherzi a parte, l'Italia è e rimane dove sta e ci sta bene. Poi, se, come dice l'amico Luigi, ci sarà un fatturato da 2 a 20 miliardi in progressiva in crescita per le nostre aziende, bene, giù il cappello. Prego. Sì, stiamo lavorando in silenzio, anzi stanno lavorando i servizi di intelligence, le forze dell'ordine e altre istituzioni per riportare in Italia alcuni terroristi, alcuni assassini che devono scontare la pena dell'ergastolo, decenni di pena passata in giudicato, che sono attualmente in vacanza non solo in Francia ma anche in altri paesi europei ed extraeuropei. Stiamo lavorando e sicuramente la mia missione a Parigi settimana prossima avrà, oltre ai dossier immigrazione, Libia, foreign fighters, sicurezza interna, nuova Frontex, missione Sofia, avrà anche la riammissione dei terroristi attualmente presenti in Francia all'ordine del giorno. Mi sembra che dal governo francese fossero arrivati segnali di apertura e di interesse. Conto di tornare con qualche risultato concreto. Dentro la Lega sono tutti totalmente, felicemente, concordemente d'accordo con me. Mi hai fatto una domanda, ti ho dato una risposta. Voglio vedere chi si lamenta, poi per carità, tutto può essere, errori ne ho fatti, ne faccio e ne farò, però un periodo storico come questo, io la prima iscrizione mia risale al 1990, non me lo ricordo. Essere, permettetemi di dire questo, più che ovviamente motivo di orgoglio determinante a livello italiano e a livello di tante regioni, essere centrali a livello continentale e internazionale, nel senso che ospitare in Italia movimenti che vogliono cambiare l'Europa e vogliono cambiare anche il mondo, sarò un sognatore, un inguaribile romantico, è per me motivo di assoluto orgoglio. No, e questo
questo governo e questa alleanza è quello che ci sta permettendo di fare quello che per anni abbiamo solo sognato di fare. E quindi non vedo possibile alcunché di diverso. No, si sta meglio in due, sempre, si sta meglio in due che non da soli. Poi si litiga, però è meglio avere quattro occhi piuttosto che due. No, per l'esattezza da bimbo minchia. Diamo un peso alle parole... Che ti devo dire? Ho la coscienza assolutamente a posto. Ripeto, conto di incontrare i protagonisti di questa vicenda senza telecamere, senza fotografi, senza microfoni, per dare i miei ringraziamenti e anche capire come si vivono certe emozioni, perché se ci fosse stato un mio figlio a bordo di quello squalobus non so come avrei reagito. Però un conto è l'emozione, la passione, il rapporto umano, un conto è cambiare una legge, quindi, ripeto, in casi eccezionali io personalmente ho firmato la concessione di cittadinanze a persone che non ne avevano formalmente requisiti, ma che hanno compiuto dei gesti che dal mio punto di vista l'hanno meritato, però non cambio sicuramente una legge che sconvolgerebbe la vita del mio paese per un dirottamento di uno scuolabus. Poi a uno può piacere il mio tono, la mia giacca, la mia camicia, quello che faccio. Hanno contestato, ieri ho messo la foto con una mucca, hanno contestato anche il fatto che un ministro non si può fotografare vicino a una mucca. Fatevi una vita, cioè rilassatevi. Quindi agli insulti rispondo in modalità zen con un enorme sorriso e una tisana. No, Pif è bravissimo nel suo mestiere, gli auguro tanti successi. No, ma lo dico a quelli che si alzano la mattina e hanno come obiettivo oggi com'è che rompo le palle a Salvini. Ma vivete una vita vostra, cioè, non è che tutto ruoti attorno a Salvini, per fortuna. Devo valutare il presidente. Ma se uno fa bene questo mestiere è bello, entusiasmante, però è impegnativo. Non hai sabati, non hai domeniche, non hai Natale, non hai Capodanno e non oltretutto un presidente del Consiglio o un ministro dell'Interno. E quindi capisco chi dopo un po' dica missione compiuta, avanti un altro. Lo farei anch'io se potessi, magari lo farò, chissà. La chiudiamo entro la settimana. L'appartenenza del candidato non mi appassiona, nel senso che l'abbiamo visto in queste elezioni, basta che siano persone per bene, poi può essere di partito, non di partito, però sul Piemonte chiudiamo rapidamente anche perché lì c'è una pessima gestione, soprattutto dal punto di vista dell'offerta sanitaria e dei tagli alla sanità della giunta PD Chiamparino, quindi... Prima si pone rimedio a questo, meglio è. Però lì sarà un discorso regionale, quindi ci confronteremo sia con i 5 Stelle che col PD. Sono assolutamente tranquillo. Se ci sono altre domande, bene, altrimenti evviva, evviva. Grazie a voi.